Ciao a tutte ragazze e bentrovate. Oggi siamo alla lezione numero 2 per realizzare un fiore semplice. Qualcuno potrebbe dire, ma è matta, che cosa sta dicendo? No, vi spiego subito. Io avevo già fatto un video in precedenza dove praticamente avevo spiegato che avevo intenzione e ho tuttora intenzione di realizzare una serie di video in cui voglio mostrare come sia possibile realizzare dei fiori sulle unghie. E si parte da una sorta di livello base, quindi realizzando fiori molto semplici, soprattutto con il dotter. Via via si andranno a realizzare, appunto farò vedere nei video come realizzare dei fiori anche di livello medio avanzato e comunque avanzato. Perciò procediamo. Però questo bello occorrente, due smalti, al solito scegliete i colori che più preferite, un dotter e un pezzettino di carta stagnola. Io lo realizzo sulla tip. Allora, prendo il mio smalto, prendo questo qua rosa, lo agito un po', lo sfrego anche così tra le mani, va bene uguale, e ne vado a posizionare una goccia abbondante sulla mia stagnola, così. Dopodiché prendo la parte, la punta grossa del dotter e mi vado a realizzare, tipo lo farò qua nella parte bassa, 5 punti. Per aiutarvi, darvi un piccolo consiglio, quando dovete fare un fiore a 5 punti, realizzatevi prima 2 punti più o meno frontali e poi procedete con gli altri 3. Fate i laterali, fate attenzione ovviamente a non lasciare troppo spazio. Ok, aspettate che alzo un po' la tip, vi faccio vedere. Ecco qua. Poi se non vi soddisfa o è un po' imperfetto, a me qua si è spostato un po' come ho toccato la tip, ecco qua, perfetto. Dopodiché se lo vogliamo arricchire un po', puliamo un attimo la punta del dotter, perfetto, e prendiamo l'altro smalto. Non è necessario questo passaggio, io lo faccio semplicemente per arricchirlo un po'. Non c'è bisogno della carta stagnola in questo caso perché vado a realizzare soltanto un puntino, quindi bagno ben bene da tutti i lati, ok, e al centro vado a posizionare un'altra goccina. Faccio vedere, oddio, penso che sulla tip trasparente, comunque bianca, non si vedrà molto, però sì, effettivamente non si nota molto, e comunque il puntino qua centrale. Poi voi al solito sbizzarritevi con i colori che più vi piacciono. Va bene, spero vi piaccia, fatemi sapere e vi mando un bacio. Ciao, alla prossima!